Al CES di Las Vegas, alcune settimane fa, Nvidia ha presentato le soluzioni GeForce RTX per sistemi notebook. Parliamo dei chip GeForce RTX 2080, RTX 2070 e RTX 2060. Da quest'oggi i notebook su di essi basati sono disponibili in commercio e abbiamo qui il primo modello che è giunto in redazione. Si tratta della soluzione MSI GL638SE, un modello che integra processore a 6 core e la GPU GeForce RTX 2060. Vediamo come è fatto e soprattutto come va. Le GPU GeForce RTX 2000 destinate ai notebook sono identiche alle controparti desktop. Non cambia il numero di CUDA core, mentre la frequenza di clock è leggermente inferiore, proprio per permetterne il montaggio all'interno di notebook e quindi diminuirne il consumo complessivo. Nvidia ha presentato per le soluzioni RTX 2080 e RTX 2070 anche due declinazioni della famiglia Max-Q. Di fatto le frequenze di clock si riducono ulteriormente e questo ne permette l'utilizzo anche in notebook gaming molto molto sottili. Abbiamo visto la stessa cosa del resto anche con la precedente generazione di schede video GeForce GTX 1000. Per il modello GeForce RTX 2060, che è quello del notebook MSI qui provato, abbiamo soltanto una declinazione standard, non c'è una versione Max-Q, almeno per il momento. Specifiche tecniche quindi molto simili, con una potenza di calcolo della GPU inferiore per via della frequenza di clock più ridotta, mentre al comparto memoria nulla cambia. Tutte queste nuove GPU utilizzano memoria GDDR6 di nuova generazione, con le stesse frequenze di clock delle soluzioni desktop. La risultante? Prestazioni che saranno inferiori rispetto alle controparti per sistemi PC desktop, ma che di fatto non saranno poi molto lontane da quanto permettono le schede PCI Express tradizionali. Come detto, questo è il primo notebook con GPU GeForce RTX a giungere a redazione. È una soluzione di MSI della famiglia GL, posizionata quindi nel segmento di fascia media del mercato per le proposte destinate ai videogiocatori dell'azienda taiwanese. Lo vediamo subito dalla costruzione, che prevede l'utilizzo di materiali plastici, ma che è onestamente caratterizzata da una notevole robustezza. Infatti, sia il guscio dello schermo, sia la parte sottostante che quella superiore dove è inglobata la tastiera, hanno una buona struttura complessiva, non flettono se sottoposta a trazione e nel complesso hanno una qualità superficiale dei materiali molto valida. Troviamo ovviamente una tastiera retroilluminata, in questo caso non RGB. Il colore scelto è quello rosso, tinta che troviamo ripresa anche in alcuni altri elementi caratteristici del notebook, ad esempio sui profili laterali, sulla parte posteriore che ricopre lo schermo e poi anche all'altezza delle cerniere sempre dello schermo. Si tratta di un design a nostro avviso ben riuscito in quanto abbina un'anima gaming a una certa discrezione generale. Non ci sorprenderemo di vedere un notebook di questo tipo utilizzato non necessariamente da un videogiocatore, ma anche da colui che ad esempio ha bisogno di una notevole potenza di calcolo. Perché in effetti questa è quella che viene fornita da una soluzione di questo tipo, grazie al processore Intel Core i7-8750H, dotato di architettura a 6 core e capace di gestire sino a 12 thread in parallelo. Un processore di questo tipo si rivela molto utile non soltanto nel gaming, ma anche con tutte quelle applicazioni di produttività personale anche particolarmente esigenti. Se fate editing video, ad esempio, on the go e vi trovate lontano da un PC desktop, una soluzione di questo tipo può fare sicuramente al caso vostro. La dotazione hardware si completa con un SSD da 256 GB quale storage principale, piuttosto veloce, 1,5 GB al secondo in lettura e poco meno di 1 GB al secondo in scrittura dei dati, abbinato a un hard disk meccanico da 1 TB, molto comodo per lo storage dei dati e poi pensando ovviamente al nostro database di giochi scaricati magari da Steam o dagli altri servizi. La dotazione di memoria onboard è di 16 GB con modulo DDR4 2667, una caratteristica piuttosto interessante che magari non premia il risparmio energetico, ma sicuramente dà qualcosa in più in termini di prestazioni. Bene, ma come va questo notebook? Da un punto di vista della CPU va esattamente come tanti altri notebook basati sullo stesso processore che abbiamo avuto modo di provare nel corso degli ultimi mesi. Si tratta infatti il processore Core i7-8750H di una scelta molto frequentemente utilizzata dai vari system integrator e dai produttori che optano per un notebook con simili caratteristiche tecniche, destinato quindi sia ai videogiocatori sia a coloro, potremmo definirli prosumer, che necessitano di una macchina potente per svolgere elaborazioni complesse. Per quanto riguarda la componente video, bene, GeForce RTX 2060 stupisce, in quanto questa GPU ci ha permesso di ottenere risultati prestazionali di fatto comparabili a quelli di un notebook con lo stesso processore, dotato però di GPU Nvidia GeForce GTX 1080 Max-Q.
È vero, non è la 1080 top di gamma, è la versione con frequenze di clock un po' più contenute, ma comunque questo vuol dire che la nuova generazione permette di ottenere frames al secondo sempre molto elevati, anche con impostazioni qualitative massime. Ovviamente questo sfruttando lo schermo integrato, che è un Full HD 1920x1080 pixel. Riteniamo che alla luce dei dati sia possibile abbinare questa GPU anche a un pannello di risoluzione più elevata, ad esempio quella Quad HD 2560x1440 pixel. Di certo non ci spingeremo a 4K, per questo probabilmente c'è bisogno di una scheda GeForce RTX 2080 e di certo non la soluzione Max-Q. GeForce RTX 2060 quindi convince. Come convince questa implementazione di MSI, che non punta alla qualità estrema, quindi l'utilizzo di alluminio e materiali più pregiati, ma riesce a ottenere un buon connubio tra il prezzo e una notevole robustezza complessiva. È anche un notebook che si trasporta abbastanza facilmente, pesa 2,3 kg, lo spessore è un poco meno di 3 cm, che non è ridotto pensando a un ultrabook o una soluzione iperportabile, ma che di certo va bene pensando alla potenza di calcolo notevole che mette a disposizione. 1.899 euro IVA inclusa in questo momento, abbiamo già visto dei prezzi leggermente più bassi, sono una cifra importante ma che di fatto è allineata al contenuto tecnologico e che permette al videogiocatore appassionato di giocare in Full HD sempre con frames molto molto elevati e dà anche spazio di evoluzione futura. Sappiamo che soluzioni GeForce RTX sono quelle che sono dotate di supporto hardware a ray tracing. Di fatto questo è limitato soltanto a Battlefield 5 in questo momento, ma presto vedremo altri titoli con patch oppure appena usciti sul mercato che supporteranno in modo nativo proprio questa funzionalità del ray tracing delle schede GeForce RTX. Non sono da acquistare solo per questo, in quanto le prestazioni velocistiche delle soluzioni RTX sono molto elevate con tutti i titoli già a disposizione basati su tradizionali rendering. Di certo il supporto al ray tracing è quella ciliegina in più che rende ancora più interessanti queste soluzioni, capaci di portare ancora più in alto il livello prestazionale ottenibile con un notebook quando si gioca. Bene, abbiamo visto che la soluzione GeForce RTX 2060 all'interno di un notebook va molto bene, alla pari del resto di quello che avevamo già visto nelle soluzioni desktop. Non ci resta ora che vedere come si comporteranno altri notebook, magari un po' più grandi o più sofisticati, certamente più costosi, basati su GPU RTX 2070 e soprattutto 2080. Abbiamo un po' l'impressione che forse sarà la volta buona per avere frames adeguati a 4K anche con un notebook. A presto, continuate a seguirci qui dalla redazione di Hardware Upgrade.